Ciao a tutti ragazzi, come vedete sono tornato, diciamo, metà, perché come vedete qui ho messo degli gadget per controllare il CPU, dato che ho levato la scheda video. Comunque sia, dovrei fare un nuovo computer, che non so se lo farò, cioè non ho ancora deciso perché devo ordinare anche le parti, ve lo farò sapere più avanti. Comunque partiamo subito il hack. Oggi vedremo il hack chiamato Revelation S4 Trainer. È un hack uscito appena che avrà avuto un successo, diciamo. E praticamente l'hack ad alcuni computer, ad alcuni darà alcuni errori e dirà che vi manca msrv.dll, qualche cazzata. E per risolvere quegli errori, se basta che scrivete sotto descrizione, vi farò un video da parte perché vi devo spiegare alcune cose. E basta che scrivete su descrizione, ma comunque vi dico ora che, già da ora, che praticamente non quel se faccio anche video da parte, non so se funzionerà a tutti. Comunque, ok. Vabbè, dopo aver detto quella cavolata, andiamo avanti con il lag. Prima di tutto dovete aprire il file changer, per forza, ok. Pigia, poi apre una faccenda così, dovete pigiare entra o invio su questo. Ok, dopo aver pigiato invio, aprite l'hack con amministratore sempre. L'hack a me mi pare così, senza scritto niente. Pigiate anche invio su questo una volta. Poi praticamente aprite S4 League. Che apriamo ora S4 League. Pigiate start. E io avvio l'hack. Quindi ragazzi, ora mi loaderà S4 League. Ci vedremo alla pagina di login, come sempre. Beh ragazzi, sono qua davanti alla pagina di login, quindi loghiamoci. Ok, entriamo sul server italiano per rompere le palle a qualcuno. Una volta loggati, se volete, cioè per vedere hack se funziona, dovete pigiare F11 e si vi appare una cosa del genere. Vedete sotto? Posso scrivere qua. Non è la chat, è quello del hack. E vi appare una cosa del genere. E qui dovete scrivere dei comandi che vi faccio vedere. Avanti, ok, entriamo in una stanza. Per levare questa schermata basta pigiare di nuovo F11 e via via. Ok, entriamo in una stanza, prendiamo una a caso. Vabbè, chi sarà le vittime qui, vabbè, accesa diciamo. No, ci metterò troppo tempo, scusatemi, ho scelto la stanza più sbagliata del mondo. Scegliamo, cazzo, non c'è nemmeno una stanza. Ok, ragazzi, aspettate un attimo, andiamo nel server inglese perché sono maggior parte più pieni, diciamo. Prima posso entrare, madonna. Ok, andiamo su begin, cazzo. Ok, andiamo su touchdown per farvi vedere e basta. Non ci giocheremo ovviamente. Dovete usare i comandi, sempre F11 per scrivere i comandi. Per esempio, se scrivo slash god mode, mi si attiva god mode, avete visto c'è scritto god mode on. Se scrivo ammo, mi si attiva il finite di ammo. Poi se scrivo, ci sono altri comandi che non mi ricordo ora. Comunque avete visto che funziona e vi faccio vedere. Nel primo tempo, cazzo, ecco qua, guardate, infinite di ammo, infinite munizioni, la sentry non muore, finite munizioni e sono, no, nemmeno io muoio. Quindi ciao a tutti ragazzi, da me è tutto. Tornerò presto a fare video su altri recensioni eccetera eccetera, quando avrò un nuovo computer o sistemerò questo, non lo so. Quindi ciao a tutti da me e Rector, ciao, arrivederci, alla prossima.